E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi l'episodio 41, siamo arrivati sugli anta, metto su panza, lascio i capelli sul pettine. Vabbè, comunque, purtroppo questo è un video che ho già fatto, ma devo rifarlo da capo perché il mio microfono ultimamente sta dando un po' di matto random. Penso sia colpa del cavo che è troppo lungo, però per ora mi tengo questo. Comunque, quest'oggi si parla di Bullet Train. Lo potete trovare tranquillamente su Amazon Prime e come sempre io parto con trama, personaggi e obiettivo. Allora, la trama è molto semplice, è comunque un film puntato all'azione, quindi si tratta di questo tizio, che è una specie di agente segreto, che è Brad Pitt, e il suo nome in codice è Ladybug, che vuol dire coccinella. E la cosa che fa ridere è che lui invece dice, sono sfigato invece, quando la coccinella è un simbolo di fortuna. E poi ci sono altri personaggi che comunque avranno il loro obiettivo da compiere. Praticamente tutti questi sono tutti agenti segreti che si incontrano su questo treno. E poi si deve scoprire chi cazzo è il cattivo, anche se noi da spettatori lo scopriremo abbastanza presto, ma dovremmo capire, dovremmo vedere come capiranno invece i personaggi chi è il vero cattivo. E scoprire anche chi rimane vivo, perché comunque ci sarà una specie di tagliamo teste a destra e manca, e quindi i personaggi se ne andranno abbastanza facilmente e velocemente. Quindi la trama, secondo me, è proprio quello che ci serve per un film d'azione. Non possiamo dargli un voto altissimo, ma neanche basso, perché comunque il film richiede una trama abbastanza semplice, perché gira tutto intorno ai personaggi e agli effetti speciali. Quindi, secondo me, è anche un pelino ai colpi di scena, che comunque ci stanno, dai, non sono stati male. Guardate, la trama io gli do un 8, ok? Solo perché c'è un pezzo bellissimo, questo è il punto più bello della storia del cinema, in cui nel punto finale una bottiglietta che viene lanciata in faccia al cattivo, praticamente danno tipo il flashback di tutta la storia della bottiglietta. Quindi da quando è stata comprata e tutto il resto. Fantastico. Quello per me è un voto in più, 8, assolutamente, sulla trama. Personaggi. Allora, i personaggi già ve ne ho detto uno. Ci sono altri due personaggi che sono, diciamo, quelli lì un po' più principali, che sono Lemon e Tangeri, che sono due gemelli che non sono gemelli, il che fa ridere perché uno è nero e uno è bianco, non sono gemelli, sono adottati, però vabbè, fanno ridere tranquillamente, tant'è che Lemon fa, cioè lui basa la sua vita su i messaggi saggi, i messaggi saggi, di saggezza, del trenino Thomas, e per me questo è fantastico, devo dire, è molto bello. E poi ci stanno, che ne so, una ragazzina di merda che ti viene voglia proprio di gonfiarla di botte per quanto è fastidiosa. E naturalmente io intendo nel film, comunque. E poi c'è questo giapponese, perché sì, è in Giappone, che praticamente gli hanno buttato il figlio di sotto e si deve vendicare, e poi viene messo in mezzo e niente. Comunque, i personaggi secondo me sono abbastanza esplorati bene per quello che servono, anzi sono anche il punto forte, anche mezzo comico, perché è un pelino anche comico, è un'azione commedia questo film, e mi hanno fatto dispiacere, mi hanno fatto appassionare a quello che doveva essere in quel momento. Io personaggi, anzi, direi un altro 8, assolutamente. Obiettivo. L'obiettivo di questo film, come possiamo immaginare, naturalmente non è portare un capolavoro, ma è portare un film d'azione che non ti faccia annoiare, che dici che fighi questi effetti speciali, che a proposito sono fatti benissimo, io di solito non me li cago, però sono fatti benissimo qui, altro che Marvel. E andando avanti, l'obiettivo era più o meno portare appunto questo
film d'azione che ti tenesse per due orette buone, anzi un'ora e mezza mi pare, attaccato allo schermo, con una, come posso dire, una tranquillità mista alla wow, dai, questo ha stirato in un modo veramente bello, anche un, oddio, mi ammazzeranno per questo, leggermente splatter, proprio piccino piccino, e devo dire, secondo me l'obiettivo ci ha preso in pieno, diciamo magari non un 10, perché comunque ne sto parlando io e non penso che ne abbia parlato nessun altro, ma questo è colpa di tutti quei venduti di merda che fanno recensioni come me, ma fanno solo recensioni sui film Marvel, non sto parlando assolutamente di nessuno. Comunque, come voto finale a questo film d'azione, appunto, che vi consiglio di vedere se non avete un cazzo da fare la sera e volete dilettarvi un po' a vedere cose che esplodono, io direi appunto che ci sta un 8 e mezzo. Sì, assolutamente sì. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Bullet Train, e a venerdì.